Ok, buongiorno a tutti. Ok, ci apprestiamo a togliere i morsetti. Stamattina abbiamo incollato la catena con la nostra guida che ci aiuta a simulare il vincolo della dalla tavola alle fasce, ok? Ok, bagniamo un po' per togliere un po' di segni dei morsetti, anche se non sono molto evidenti, giusto da qualche parte, appena appena. L'importante è non lavare mai quando si incolla la catena, di non lavare mai la colla all'interno, altrimenti è giusto un'umidità veloce senza inzuppare la tavola. Ciao, bene, bene, ma molto, tutto bene, grazie. E ti è tutto bene, Rudson? Sì, sì, già incollata stamattina, ho cominciata ieri. Benissimo, sì, in effetti a catena da cello ci vuole il suo tempo a farla, eh. Decisamente interessante. Quando vuoi, a disposizione.
Ciao Alberto, ciao Mirzo e saluto. Ok. Violini di vario genere. Ok. Calibro. Cominciamo. 23,8 è già una buona misura. Sì, casomai poi. Ci sentiamo con calma per questa cosa. Praticamente sì, quasi tutto con la pialla. Alla fine dopo do un colpo con carta vetro, ma non faccio mai con lime o con altro. Adesso porto misura, teniamo una misura circa di 22-23 qui nella parte centrale. Io il punto più alto lo faccio esattamente in mezzo, no? Sulla tacca del diapason, e dopodiché faccio, adesso non ricordo esattamente perché mi controllo, un 16-17 a un quarto, qui è praticamente alla metà della metà, e 5 mm in fondo. Ciao Ian! Ciao Colli, violin maker! Ciao, Baudir! Baudir! Ciao! Accorciate ancora qualche millimetro sia sopra che sotto. 59,4, ok, diviso 2. È 29,7. Okay.
29, 7 diviso 2, 15, 14, 9, 14, 85, 14, 9. Zuc zu Tommy, ciao. 14 e 9 circa. Ok, adesso abbiamo i punti per misurare. 21 e 3, li possiamo comunque ancora togliere dalla parte centrale. No, tendenzialmente non faccio dei test acustici, ma vado un po' più a cerco di sentire le tavole, insomma, con le mani un po' e con l'esperienza passata di altri strumenti, provando a modificare alcune cose, però no, anche se ultimamente stavo provando a voler cominciare a sentire un po' alcuni modi. Avevo cominciato sui violini per provare ad avere dei riferimenti numerici, insomma. Merhaba, boh, presumo, speriamo sia un saluto. Ciao, Aman. Thank you.
Leeds and Martins 39. Ciao. Misura comunque danno un riferimento e dopodiché comunque diamo una certa linearità alla catena. Thank you.
diciamo, a arrotondarla. Koga Gengaki, ciao! Ciao Marcello! Come va Marcello? Tutto bene? Allora buon lavoro per la tua catena da cello. In bocca al lupo allora. Thank you.
Che modello fai di violoncello, Marcello? Io sto facendo uno Stradivari. Nella parte centrale facciamo qualcosa un po' più di affusolato rispetto, qui è molto più rotonda. Ciao Diego, un modello bresciano, interessante. Sì, penso di conoscere quel modello. È anche un po' piccolo, vero, come violoncello? Cos'è, un 7 ottavi forse? Il Gore Boat di Stradivari. Thank you.
Ciao Giulio. Ok, diciamo che ho una linea che mi soddisfa. Cerchiamo di togliere tutti gli scivoli che abbiamo fatto con la pialletta, una bella carta, pezzettino di carta vetrata. Hola! Forza! Salazalitie! Ciao Fra!
Poi passiamo con una carta un po' più fine. Ok, sistemiamo la lunghezza.
arriviamo a una distanza di 8 cm per parte dal bordo interno delle fasce. Perfect.